Chi l'avrebbe detto? Tanti danni, dalla convivenza. Grande coppia, grande coppia. Io non lo so se Donzelli, quando tornava a casa del mastro, diceva: dai, dimmi un segreto d'ufficio, dai, 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 come inizia? Vivente? Qua è andata così. Come ha ricordato Francesca, il sottosegretario del mastro, oggi rinviato a giudizio, dovrà rispondere del reato di rivelazione di segreto d'ufficio. Aveva parlato di alcune intercettazioni su Cospito al collega di partito Donzelli, che l'aveva usata in aula per attaccare il PD. Donzelli ne è uscito pulito da sta cosa. Sì, sta cosa, veramente. Ma come si giustifica, se si giustifica, Del Mastro? Del Mastro va da Porro a dare la sua versione dei fatti. E se invece Del Mastro sarà giudicato innocente, come io gli auguro, questo cancella la sua responsabilità politica? Questo è il punto. Questo cancella il suo... Ma lui se ne assume tutte le responsabilità. Immagino che lei si assume tutto. Ma lui se ne assume la responsabilità, fiero. Sentiamo. Straordinariamente fiero di non aver tenuto sotto il tappeto un fatto di una gravità inaudita, e cioè che terroristi anarchici in combutta con criminali mafiosi tentassero di... Lo rifarebbe Del Mastro? Lo rifarebbe? Con un rinvio a giudizio che è arrivato oggi, lo rifarebbe? C'è qualcosa che viene prima, e cioè il servizio vero dell'Italia, che è quello dell'attacco frontale alla criminalità. Lo rifarebbe? Certamente. Scusi. Sì. Però... Lo rifarebbe, certamente sì, ma a me il particolare che ha colpito, che ci ha colpito, è come lui descrive la divulgazione di questi, che noi pensavamo fossero segreti d'ufficio, invece... Ordinariamente fiero di non aver tenuto sotto il tappeto... Lo rifarebbe? Sotto il tappeto. Cioè lui dice: il segreto dell'ufficio è una cosa che tiene nascosta sotto al tappeto, e io invece l'ho divulgata. Però i tappeti d'ufficio, che è quello, i servizi segreti, i servizi tappeti. Io mi sono così rivoltato nella mente tutta la mia costruzione dell'immaginario degli agenti segreti, che sono tipo rappresentanti della Folletto, e l'ho visto proprio così, 00 Dyson a schiena e pulita. La roba in cui fa indagini, no, sotto il tappeto, vabbè. Non farò nessun passo indietro sul fedelissimo lo scudo di Meloni, che teme l'assedio delle toghe. Assedio delle toghe, che diventa argomento. Oggi Crosetto evoca un'attenzione speciale di parte della magistratura nei confronti della politica. Se il ministro della difesa dice certe cose, sicuramente non parla a caso e il suo ragionamento va preso sul serio. Risponde Semantide. Dite, chi è Semantide? Non è un account... È come... Che dice a Renzi? Solo tu e Patriota 15 33 85 338, spunta blu, state prendendo sul serio Crosetto. Sono quelle cose, sai, commenti che ne trovi a Falanga, sotto Renzi, di account così, insomma, leggerini. Chi interviene? Chi risponde a Semantide? Crosetto. Il ministro? Ancora ministro della difesa, quello vero. Mi giuri che è quello vero questo? Quello che non è la parodia. Crosetto vero. Cento, risponde a Semantide e dice: sarebbe meglio lo facesse anche lei. Semantide dice: e questa è la grande cazzata di Crosetto, che si è andata a ficcare dentro sto ginepraio. Semantide dice: ministro, ma mi sta minacciando? Cioè, non è normale che uno stia lì a twittarsi col ministro che ti dice: lo faccia anche lei, se preoccupi anche lei. Oh, se preoccupi di chi? E infatti. E Crosetto, okay. E lui a quel punto, ormai il danno è fatto. Contro risponde a Semantide, che adesso ormai, cioè, a Semantide gliela devi dire. No, tutt'altro Semantide. Le dico che farebbe bene a prendermi sul serio, perché dovremmo avere tutti, io, lei, Renzi, anche Patriota, eccetera, eccetera, tutti la stessa voglia di verità. Io non chiedo altro che capire. Ormai Crosetto a Semantide. Capito? No, Semantide a Crosetto. A un certo punto interviene un altro personaggio di spicco, perché tutti... I Commi. I Commi. Dice: chi è i Commi? Allora all'inizio qualcuno ha pensato: è Commi, il cantante, c'ha pure la spunta blu. No. No, io ho pensato a Commi, il giocatore quello del Torino, da Roma. Lara Commi. No, i Commi è uno che dice a Crosetto: il minimo è riferire in Parlamento. Se ha delle prove, i magistrati la ascolteranno, ma così non basta. Ha solo lanciato il sassolino, non ci caschiamo. Io, i Commi, Semantide e tutti gli Arenzi stesso e tutti quanti, che adesso siamo qua che prendiamo dai tweet di Crosetto. Ha trovato i Commi è lui. È di Perugia, ha 255 follower, c'ha questa cosa della Vega Radio, Elettra Radio, TV, e dice a Crosetto: eh no,
Crosetto, mi devi andare in Parlamento. Quindi Crosetto sta fra Semanti dei Gommi. A quel punto Crosetto, il ministro della difesa è sempre quello che ci protegge a noi, è sempre quello che più, al di là della mole fisica, ma anche proprio dal punto di vista istituzionale. Prego. Quindi il ministro, capisce, a questo punto si deve tirare fuori da sto thread e fa un tweet lui proprio da ministro. E lui dice allora mi chiedono Semanti dei Gommi, Renzi patriota 15-30 dei questi. Chiedono di riferire in Parlamento su ciò che oggi ho detto pensando di farmi dispiacere. Sono molto felice, se vedete, di poter condividere con Commissione Antimafia o Copasir per motivi di segretezza le mie preoccupazioni e le cose che mi sono state riferite per valutarle. Fino a questo momento sono cose segretissime, si possono dire solo ai servizi tappeti, guarda. Arriva lui, che ha del tempo, comunque capirai, su Twitter c'è un po' di caciara, non c'è calenda, comunque, a livello... mi faccio fregata i Gommi e Semantide, io bravo, che nasco Semantide, cioè Calenda è il vero i Gommi alla fine, no? Come scrive oggi Enrico Costa, la magistratura ha fatto molti interventi politici spesso finiti in nulla, provocando danni gravi, ma è anche vero che un ministro non può riferire di complotti di magistrati senza denunciarli in modo specifico e circostanziato. Non siamo al bar dello sport, dice Calenda. In questo momento Crosetto inizia ad accusare un po'. Tabacci e Calenda dicono cose tipo, è entrato pure Tabacci a un certo punto e deve aver dichiarato ci siamo persi, a ma sa vedere se Tabacci è vero a meno che Tabacci non sia Semantide sotto falso nome. Comunque, chiacchiere e libertà, cose da bar sport, se fosse vero Crosetto dovrebbe agire di conseguenza. L'ho fatto! Dove? Ho parlato al Corriere, vabbè, e ho detto di essere pronto a riferire in Parlamento ciò che mi è stato riportato. In democrazia si fa così. Democrazia si fa così. Allora o lo dice al Copasir, oppure va al Corriere e lo dice a lui. Non lo so. O lo dice a Donzelli, mentre fai la pasta, che ne so. Okay. Calenda. No Guido. Capirai, Calenda, gli pare vero di poter fare il maestrino qua. No Guido. In una democrazia seria un ministro fa l'inverso. Prima va a riferire le cose dettagliatamente a chi di dovere e poi, se ritiene e se può, ne parla con la stampa. Quindi a questo punto Crosetto crolla. Una risposta ho dato, una, al fondo di un'intervista che parlava di tutt'altro. Una risposta nella quale racconto una cosa riferitami, manco l'ho detta io, me l'hanno detta. Una preoccupazione, non un attacco, una preoccupazione. Dico che voglio riferire al Parlamento, vengo attaccato, insultato, minacciato, offeso preventivamente. Dovrei avere paura? Non ne ho. Lo sento. Il passaggio incriminato è questo. A me racconta di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Meloni. È importante ricordarsela tutta, sì, questa frase. Perché quello è il nocciolo. Cioè che lui viene a conoscenza di una specie di complotto per un golpe giudiziario, non lo so. È una roba grave. E quindi, come promesso, e quindi lui riferisce in Parlamento. Le pressioni, come avete visto, erano tante e lui riferisce. Occhio. Ho detto a me raccontano di incontri segreti, a me raccontano di cospirazioni, a me raccontano di cose... No. Rileggo in italiano, come lo saprebbe interpretare una qualunque bambino delle elementari. A me raccontano di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a fermare la deriva. E cui dice come fare a fermare? No, no, ti prego, riascoltiamolo, è bellissimo. Riascoltiamolo perché dice, magari in italiano, come capirebbe una qualunque bambino, poi vabbè, ma al di là di questo, una fluidità grammaticale di genere micidiale, ma comunque al di là di questo, vado. A me raccontano di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a fermare la deriva. Veramente, no? La parte chiave, capito? Con cui... Come fosse Antani, cioè proprio veramente così. Bellissimo. Settimanella piena per chi deve riferire in Parlamento di suoi atti. È stata adesso chi avanti il prossimo, che è Lollobrigida, Crosetto e la cospirazione, Lollobrigida e il treno, proprio dei capitoli. Ok, questo però è l'interpretazione del Secolo d'Italia, il treno di Lollobrigida deraglia nella testa della sinistra, question time lunare alla Camera. E noi c'eravamo, tu c'eri,
Cioè, question time con tre ministri, Giorgetti, Urso e Lollobrigida. Varia la questione, ma quella era la domanda che tutti aspettavano, i 5 Stelle sul treno. Lui a un certo punto si alza e comincia a interloquire con Anna Scani, che stava presiedendo in quel momento. Il primo di dicembre può essere un continuo ad esistere, però dobbiamo metterci nella testa. Si accordano su qualcosa. Serve un'azienda all'altezza della sfida. Lei dà una botta di campanello. Serve anche l'imperativo condiviso insieme. Lui dice, che non si chiude l'orologio del partito. Quando vedi che sto in difficoltà suona la campana, cioè, qualcosa del genere, non lo so, penso, l'ho pensato questo. Ministro, l'articolo 54 della Costituzione italiana recita che i cittadini cui sono affidati dei compiti di funzione pubblica devono adempierli con disciplina ed onore. Lei ha anche prestato giuramento su questo. Io non mi dilungo sui fatti che la cronaca ormai ha dettagliato della Spice Store Lollo Tav, fermata Lollo, Lollo fermata. Lollo Tav, fermata Lollo, Lollo fermata, proprio così. Cioè, noi le chiediamo, è vero o non è vero che lei o componenti del suo staff hanno chiesto a vertici o funzionari di Trenitalia o di Ferrovie dello Stato o comunque ad altri riferimenti che i normali cittadini o pendolari non possono accedere di avere una fermata DOC? Grazie. La domanda è questa, è vero che lei ha chiesto ai vertici di scendere, di fermare? Grazie, onorevole. Visto che la Grazie colleghi, devo dire che l'interrogazione che avete scritto mi chiede di chiarire se la mia condotta sia ascrivibile, così scrivete, alla normale attività del Dicastero di cui sono responsabile. La risposta è sì. Dal 7 ottobre i carabinieri del Comando per la tutela forestale, ambientale ed agroalimentare hanno avviato le attività di ripristino per la fruibilità del parco Cuore Verde di Caivano. È stato in poco tempo attuato un progetto per inaugurare alla mia presenza come ministro pro tempore il parco, come segno simbolico di rinascita della legalità, quella di cui parlate ogni tanto ma che in realtà negli anni si è interpretata poco. L'inizio della cerimonia descritta era prevista per le ore 15. Subito dopo la partenza da Roma il treno dell'alta velocità è stato deviato, a prescindere da me. Allora, gli schieramenti sono chiari, l'aula è deserta, ci sono solo due gruppi, questo l'ho già spiegato l'altra volta con Question Time della Meloni, cioè ci stanno i gruppi a seconda di chi parla. Questa era una schermaglia, 5 Stelle, Fratelli d'Italia, tutti gli altri c'era un rappresentante, l'aula totalmente deserta. Quindi quel gruppetto là sono 5 Stelle, di qua ci sono tutti i Fratelli d'Italia, lui risponde, dice che il treno è stato deviato dall'alta velocità a quella meno alta a prescindere da me, qua già nessuno gli ha chiesto, e scusarsi non pedita, però va bene, si va avanti. La linea ferroviaria ordinaria ed è stato annunciato un ritardo prima di 75 minuti e successivamente di 100 minuti. Evidentemente la percorrenza ha messo a rischio la possibilità di partecipare agli eventi ricordati, con gravi conseguenze di natura organizzativa, tutte a danno del personale scolastico, del personale dell'arma dei carabinieri e specialmente di tanti cittadini che sostavano all'aperto in una giornata di allerta meteo per la regione Campania. Cioè il problema è che c'era pure l'allerta meteo, a ogni spiegazione dell'Ollobrigida si aggiunge un elemento, c'erano i bambini di Caivano con un sacco di problemi che non vedevano l'ora proprio di vedere l'Ollobrigida. In più c'era l'allerta meteo, cioè io li facevo attendere e ci stava l'inondazione, tsunami, qualsiasi cosa, le cavallette, qualunque cosa, no? Appunto l'inondazione che poi è una delle scuse di de John Belushi, qua è vera, c'è l'allerta meteo, cioè si passa dalla fiction, diciamo, dalla finzione alla realtà, ma si va avanti, qua ne dice una adesso stupenda. A quel punto ho ritenuto di chiedere se fosse possibile effettuare una fermata straordinaria senza alcuna pretesa di ricevere un trattamento di favore. Aggiungo che tutti i passeggeri hanno avuto la possibilità di scendere alla stazione di Ciampino. Ma perché tutti i passeggeri dovevano scendere a Ciampino? Cioè voi lo immaginate all'Ollobrigida? Tutti giù! Ma dove? A Ciampino! Ma io devo andare a Fragola che scende a Ciampino! Lui ha deciso, e questa è una grande possibilità, ha detto, oh, avete tutti la possibilità di scendere a Ciampino, vabbè, ma scendici tu a Ciampino, ma io che devo fare? Se devo andare a Ciampino prendevo l'aereo, per dire. Come da puntuale informazione diramata dal capotreno, è bello quando lo Stato dimostra di voler essere così presente. Occhio adesso, che sta per partire un applauso e seguite il testo. Ed ancora, non c'è nessun segnale migliore del governo che rappresenta lo Stato centrale. Io sono il primo a riconoscere quando è il momento di criticare, di lamentarsi, ma poi bisogna anche essere in grado di dire grazie e di applaudire come adesso. C'era scritto! Cioè lui dice qua parte l'applauso, secondo me lo sono partiti un attimo prima, perché sì. Lui ha detto come adesso, erano già 10 secondi che non c'era applauso, cioè c'era scritto sul testo e non di applaudire come adesso, e là secondo me qualcuno è stato pure cazziato, dice. Sono certo che se fossi rimasto comodamente su
il treno. Tra quelli che hanno polemizzato, mi avrei senz'altro trovato qualcuno che avrebbe cercato il modo di accusarmi perché lo Stato non era presente a Caivano. Per fortuna, con il governo Meloni, quel tempo è finito. Lo Stato c'è e rispetta i suoi impegni. Hanno chiamato le Ora guardatevi, questo è un intervento normale in teoria. Questo è il gruppo parlamentare dei Fratelli d'Italia, commosso. Non ha mai sentito un discorso così bello. Standing over. È una scena che sembra essere raccontata, avrei faticato a credere. Tutti in piedi, questo sì che è parlare dei treni a Ciampino. E guardate lui adesso. Basta, basta, basta. Basta, guardate le mani. Grazie signora Presidente, vabbè, il Ministro non ha risposto alla domanda del collega Santillo. La domanda era una, effettivamente la risposta diciamo è stata diversa. Cambiamo argomento, andiamo a... Cambiamo argomento. Vicende serie. Sì, lo so. Vabbè, siamo sempre più o meno su... È la sua giornata. Dei ministri, però questo è il tema alla fine. Questa è emblematica, sta foto. Perché oggi... Cos'è accaduto? Vabbè, stavo per dire, stavo per indicare il ministro, si capiva. Quello. No, dico perché a volte dico il ministro è quello, no, in questo caso. Battutaccia, ma. L'ho tolta troppo presto. Quirinale non firma la legge Lollobrigida che vieta la carne coltivata, serve prima l'ok della Commissione europea. Lo avevamo detto, Felicetti, presidente della LAB, Lega Antivivisezione. Quell'altro è un tweet dell'EFA. Mattarella non firma il DDL carne coltivata, serve prima l'ok dell'Unione europea, grazie presidente. Esatto. Dopodiché, tutti. Dopodiché Mattarella firma la legge sul divieto per la carne coltivata, crollano i teoremi di Repubblica, beh, questo è il tempo, però la notizia è che è firmato. È firmato e a me proprio mi fa ridere. Vittoria! Lollobrigida, diciamo, già un po' sotto, insomma, che sta lì a spiegare il treno, vince, vittoria! Con la promulgazione della legge fortemente voluta dal governo Meloni, l'Italia si conferma la prima nazione al mondo a difendere il proprio patrimonio produttivo agroalimentare e la salute dei cittadini dai rischi del cibo sintetico. Avanti così, vittoria. Vittoria, vittoria e vittoria, Paolo. Celata. Beh, insomma, diciamo che la maggioranza e il governo tale come tale l'hanno considerata e l'hanno presa, e la firma è arrivata dal capo dello Stato che si dice ha promulgato. Quella è stata la reazione del capogruppo alla Camera Foti è stata vittoria plateale, ha detto più di vittoria, proprio. Cioè vittoria plateale. Vittoria no, plateale. Più di vittoria, esatto. Vittoria goleata. E sconfitta clamorosa per quanto certo. Riguarda la sinistra. Ha fatto notare la senatrice a vita Cattaneo che questa legge è stata prolungata, promulgata, ma firmata bene, dal capo bene, dello Stato. Nello stesso tempo è stata accompagnata da una lettera che il passaggio decisivo ce l'abbiamo qui, si dice il governo ha trasmesso il provvedimento accompagnandolo con una lettera in cui si è data notizia dell'avvenuta notifica del disegno di legge alla Commissione europea con l'impegno a conformarsi a eventuali osservazioni che dovessero essere formulate dalla Commissione nell'ambito della procedura di verifica. Tradotto, se l'Unione Europea dice che la ricerca può andare avanti, che la carne si può mangiare, non fa male, anzi fa bene, vi dovete adeguare, ci sarà una normativa, anzi se no dovrete anche pagare eventuali sanzioni. Quindi insomma è vittoria, ma diciamo c'è quantomeno pareggio. Il secondo tempo da giocare. Grazie Paolo. Grazie Paolo. Allora, formalmente Lollobrigida l'ha portata a casa. Questa vittoria lo può esibire così, in un tweet così sfacciatamente. Vittoria, lui cammina in transatlantico, io ma vittoria. La grandezza di Lollobrigida è che lui, come compito, diciamo, dall'inizio del suo mandato, è stato questo dalla carne. Cioè lui dicevo punto tutto su questo, non mi faccio cose difficili perché poi questa cosa la faccio passare. Invece altri ministri si sono caricati dei compiti enormi, i respingimenti, i rimpatri. E quando fanno il tweet di vittoria? C'è chi non se l'è tenuto, cioè la prima occasione l'ha voluta sfruttare. Piante dosi. Piante dosi. Ho espulso un giovane egiziano presente sul nostro territorio dal 2016, dal 2019 era senza regolare permesso di soggiorno. Lo straniero
non ha mai voluto intraprendere un percorso di integrazione nel tessuto sociale del paese, al contrario si è reso autore di numerosi reati. Tweet fissato, è proprio il suo orgoglio, è il suo trofeo, con tanto di card sottolinea: il ministro dell'interno ha espulso un egiziano. È stato a fare un tweet per ogni egiziano che è entrato, egiziano, tunisino, senegalese, tweet per migrante sbarcato. Ha espulso un egiziano, ma era grosso, mica piccolo. Era un egiziano. Ho dovuto spingere proprio. No, io eravamo in tre, eravamo tanti, Io c'avevo tipo calcolo, capito? E l'ha messo proprio fissato così, chiaramente. A proposito di promesse, domani c'è anche una manifestazione contro il ponte di Messina a Messina. Se, no, Salvini, diciamo, altro, ogni ministro ha il suo, diciamo, compito, no? Salvini, esatto, c'ha il ponte. Lui si è dato il ponte. Dei commenti. In pratica l'equivalente della cattura di Pablo Escobar. Grazie signor ministro, anche oggi Gotham è salva. Uno pensa, ma quando guardano in Italia dall'estero, ma che figura ci facciamo? Pensiamo noi. E invece guarda. E invece no. Guarda che non è detto, E invece no. Allora, questa è Giorgia Meloni intervistata da un format delle Poste Italiane. Diciamo. La cartolina che spedirei a tutti gli italiani. Ok, andiamo di video. L'abbiamo portata perché è simbolica. Intanto a chi la spedirebbe? La spediamo in tutte le case degli italiani, si può spedire a tutti? Allora, il pensiero che io voglio scrivere per gli italiani è questo. Dopo un anno da primo ministro, io ho girato tantissimo per il mondo. Sapevo una cosa prima di fare il primo ministro, non l'avevo capita neanche io a questo livello. Noi non ci rendiamo conto di quanta fame d'Italia ci sia nel mondo, di quanto rispetto per l'Italia ci sia nel mondo. Di quanto la fame d'Italia e quanto rispetto dell'Italia ci sia nel mondo, non ci rendiamo conto, non è proprio numerabile finché entrano proprio i numeri. Finché poi, eccolo qua, è stata la prima competizione a livello mondiale che ci ha visto protagonisti: Arabia Saudita 119, Corea del Sud 29, Italia 17. È stata la votazione per assegnare l'Expo 2030. Certo, per l'Expo 2030. Italia 17, ultima su 3. Così ci vogliono bene. Tanto che tanti amici, nemmeno le amiche Albania e Tunisia hanno votato per Roma, cioè la Tunisia ancora, ma Albania è proprio da rimanerci male. Noi veniamo là a mettere il centro migranti, e poi, brutto. Diciamo che la Meloni un po' l'aveva subdota. Dilla, la di conta la rovescia per Expo 2030, ma Meloni e Rocca non volano a Parigi con Gualtieri. E Riad prepara già la festa, hanno mandato Gualtieri, va, tu va, tu va, tanto è una vittoria sicura. Noi per Parigi è sempre una bella città, tu va. Ho fatto pure la cartolina, sta tranquillo. Però ti dico, Gualtieri, c'è una fame d'Italia, non puoi capire, una fame, un rispetto. Eppure per non diluire i tuoi meriti, va da sì, solo. Sì, vai da solo, godi della tusta giornata. Avanti tu, a me è da ridere, bellissimo. E lui contento va, pure. Bisogna dire che Rocca il suo impegno ce l'ha messo. È vero, lui ha fatto quelle promesse, ecco, i fioretti di Rocca. Se ci aggiudichiamo l'Expo, io mi taglio di nuovo il pizzetto. Noi ci eravamo persi il primo taglio del pizzetto, francamente non l'avevo letto. Forse con le elezioni della... E il bacio della morte gli aveva già dato Salvini. Lui... Metro 4 a Milano, metro C a Roma, due infrastrutture avveniristiche, ci sono altre due sfide che attendono la capitale: Giubileo 2025 e Expo 2030. Ora Expo 2030 è andato così, Giubileo 2025, prima si diceva faranno ad Avignone, non so che, cioè non so che cosa, però ecco, cioè, questo fanno a Abu Dhabi, te lo dico io. A Abu Dhabi, no, ma che ne so. Poi arriva Matteo Renzi, arriva lui, che sa chi è cognome il colpevole. E quasi maramaldeggia. La sconfitta sull'Expo è una disfatta storica per la diplomazia italiana e per la coppia Meloni-Gualtieri. Poi c'è l'editoriale sul giornalista che... Sì, l'editoriale non lo vediamo. Vabbè. C'è questa immagine di Gualtieri. Gualtieri effettivamente, dopo aver preso la scoppola, commenta come se l'ha presa la Real Madrid. Cioè è un commento di tipo calcistico. Bastoso. Sentiamola nelle prime parole del sindaco Gualtieri. Beh, che sarà una brutta sconfitta. Riad ha dilagato oltre. Sulle fasce andava fortissimo, noi non avevamo nessuno, poi noi ci siamo messi tutti dietro, quelli andavano. Ogni previsione ha vinto al primo turno e in qualche modo ha, insomma, ha espresso una forza che avevamo visto durante questa campagna elettorale. Anche siamo amareggiati naturalmente, i rapporti di forza anche economici che qui sono stati espressi hanno portato a una vittoria schiacciante di Riad. Ovviamente la rosa di Riad con la rosa di... E poi gli arabi, cosa fate? Compra un sacco di giocatori. Esatto. Ha messa giù così. Torniamo un attimo su Renzi.
sconfitta per la diplomazia italiana e per la coppia Meloni-Gualtieri. Momento, Luciano Nobili. Rimanendo in zona Italia Viva. Italia Viva, no. C'è Luciano Nobili, voi ricordate Luciano Nobili? Ok. Che nella sua bio scrive presidente della commissione Roma Expo 2030. Cioè lui è proprio il presidente della commissione che ha lavorato a questo evento. Renzi proprio zero, non ha detto niente che il presidente era di Italia Viva, no? Numero due poi secondo me, numero tre, numero quattro. Allora, Luciano Nobili, questo è un tweet prima, poco prima della votazione. Tra poche ore si deciderà chi tra Roma, Riyadh e Busan ospiterà Expo 2030, la sfida portata avanti da Roma, in particolare dallo straordinario team di Expo 2030 a Roma negli ultimi due anni e mezzo, è stata tanto difficile quanto ambiziosa. Roma ha presentato un ottimo dossier, ha molto ben impressionato la delegazione del BIE, ha offerto per una volta l'immagine di un paese unito. Roma, il Lazio, il governo, al lavoro, tutti insieme, al di là delle diverse appartenenze politiche. Questo è quello che aveva capito Nobili, ok? Finché Renzi dopo ha dato la colpa. Questo è Nobili dopo. Questo subito dopo. Da romano italiano sono molto dispiaciuto perché, come dimostra il recente esempio di Expo Milano 2015, e forse uno degli errori è stato proprio avanzare una nuova candidatura così ravvicinata, Roma e l'Italia perdono una grandissima occasione di crescita e quindi subito spaccatura, critica, autocritica. È proprio una scemenza presentarsi, dice. Prima, grande lavoro. Commenti comunque positivi. Vabbè, se vince Riyadh siamo felici lo stesso, dai. Expo 2030 Riyadh, come Italia Viva chiedeva da tempo. Ora, l'Expo cos'è? Questo grande evento in cui tu vai verso il futuro, nuove tecnologie, cose avveniristiche, cose che vedi all'Expo, tu dici, madonna, già esistono? Roma ha presentato la sua candidatura con questo video qua. Questo è il video con cui Roma si è proiettata nel 2030, okay? Futuro, facendo sognare il mondo che avrebbe dovuto dire sì, facciamolo a Roma, è lì che c'è il futuro. Allora, l'unica cosa che vedo del futuro è che te puoi lavare le fette nel Tevere. Sì, cioè, per il resto è una cosa a metà fra Gulliver, Italia Miniatura, Lillipuziani vari. La cosa più moderna risaliva a 4 secoli, a 2000 anni fa. Una roba, ma devi portare in avanti. Ti faccio vedere il promo di Riyadh. Che è una questa roba. È Riyadh. Riyadh che ha vinto. Ma guarda che roba. Presentata così, Guarda che roba però, cioè. Quello è un lago sospeso. Cioè, lago con le barche. Questo è un lago sospeso con le barche. Poi è un'isola. Caschino di sotto. Lascia aperta, è futuro. Guardala che roba. Luminoso. Tutti insieme, quelli che fanno, come si chiama, il... Mi ricordo mai cosa. Ah, sì. I think Saudi could be the place of a new renaissance for the future. So, come vai a perdere con uno spot del genere? È impossibile. Questo sta nel video originale, non abbiamo toccato niente. Allora, una cosa che un po' mi ha fastidito è questa. Roma battuta anche da Busan. Allora, è terza con appena il set, cioè noi siamo arrivati terzi, non secondi, capito? No, è come se loro dicono, battuta a Busan, che è un villaggio dei pescatori con le capanne di fango che sta là in Corea. Dopo Expo 2030 anche Sanremo 2024 si terrà a Riyadh. Allora, noi andiamo avanti verso il racconto per immagini della settimana. Sì. Che hai fatto tu, cioè la manifestazione del 25. Manifestazione di sabato passato, 25 novembre, che avevamo diciamo anche lanciato il giorno prima qua. Prima di arrivarci un paio di appunti di social, insomma, non spoileriamo niente. Allora, questa è la vicenda nota, Provvida e Famiglia. Oggi è stata una giornata molto impegnativa, abbiamo risposto alle domande della stampa, raccontato quanto accaduto durante l'assalto alla nostra sede dello scorso 25 novembre ad opera delle transfemministe di Non Una Di Meno. Giorgio Al di là di tutto ciò, grandi polemiche ovviamente. Non, cioè, diciamo, c'è stata la manifestazione con dati, dicono, 500.000 persone. Una marea di gente, poi vedremo, oggettivamente una manifestazione molto, molto, molto partecipata, oltre le più rose aspettative. Ma questo episodio, di cui poi parleremo, ha preso il centro del dibattito, ovviamente, diciamo,
utilizzato soprattutto dalla destra, che non si sa per quale motivo, ma questa è una parentesi mia, ha deciso che le battaglie delle donne sono battaglie di sinistra. Cioè le donne di destra non hanno una vita diversa da quelle di sinistra, in quanto donne, diciamo, questa è una cosa. Però vabbè, una donna di destra, Giorgia Meloni, la donna di destra, scrive 27 novembre: io non so come si pensi di combattere la violenza contro le donne rendendosi protagonisti di intollerabili atti di violenza e intimidazione come quelli avvenuti sabato a danno dell'associazione Provvida e Famiglia. Voglio interrogare tutti su una questione banale: la violenza va condannata sempre o solamente quando si rivolge a qualcuno di cui condividiamo le idee? È questa la domanda sulla quale da parte di certa sinistra non abbiamo mai avuto una risposta chiara. Spero stavolta arrivi la risposta chiara da Elly Schlein, Giuseppe Conte, Maurizio Landini e dalla CGIL, ai quali tutti manifestammo la nostra solidarietà in occasione del vergognoso assalto alla sede del sindacato, una sede devastata, inaccettabile sempre, eccetera eccetera. Però la risposta Meloni oggi la vuole da Elly Schlein, Giuseppe Conte, Maurizio Landini e dalla CGIL, praticamente dal PD, dal Movimento 5 Stelle e dalla CGIL. All'epoca disse: noi manifestammo solidarietà per l'attacco, insomma. Tutti manifestammo solidarietà. L'attacco della destra, insomma. Noi non ci ricordavamo questa solidarietà in quale forma fosse stata manifestata e siamo andati a vedere. Qua siamo dopo l'assalto alla CGIL, ok? Apprendiamo dalla stampa che sabato scorso a Roma le autorità hanno permesso ai manifestanti di effettuare un percorso dinamico verso i locali della CGIL. Quindi le violenze non sono solo state permesse, sono state agevolate da chi ha organizzato il percorso. Ma vi rendete conto? Mi aspetto che chi? Sempre il PD, i 5 Stelle, sempre gli stessi, e la sinistra abbiano la decenza di ammettere i propri errori, di chiedere scusa per aver tentato di gettare sull'opposizione responsabilità, che era lei in quel momento, che sono esclusivamente e volutamente del governo, e di far dimettere oggi stesso per manifesta incapacità, quando non per spaventosa strategia, Luciana Lamorgese del Ministero dell'Interno. Ma io non me la ricordavo sto tweet, è stupendo, visto oggi, è incredibile. Cioè oggi devi chiedere scusa per l'assalto e all'epoca devi chiedere scusa per esserti fatta assaltare apposta, okay, da chi non si sa, perché Giorgia Meloni poi non si è manco capito chi erano questi. Dice: ma chi erano questi? Ricordate questa fase, diciamo, non particolarmente felice. Giorgia Meloni dice di non conoscere la matrice dell'assalto alla sede romana della CGIL, nonostante durante gli scontri di Roma siano stati arrestati anche Roberto Fiore e Giuliano Castellini di Forza Nuova. Cioè era una manifestazione di, siamo andati a vedere, circa 10.000 persone e che protestavano contro le norme sul lockdown, era quel periodo lì, a capo della quale c'erano i più noti fascisti di Roma e provincia, insomma di Roma e non solo di Roma. Ciò nonostante la matrice non era chiara e la colpa era di chi aveva fatto passare il corteo di fronte a CGIL volontariamente e per strategia, vabbè. Ma il Lollobrigida non è solo treno, è anche e soprattutto cibo, in questo caso patatine. Qua siamo nei territori di Pomezia, ringrazio Plasmon con la vita trombetta, Crick Rock, insomma, andato in un po' di aziende e andiamo avanti. Ecco, qualcuno ha ricordato un Woody Allen dannata. E qua Lollo Frigila, scrive Frankie Energy. Ancora abbiamo un friggere e friggeremo, diciamo slogan del passato riadattati o come un déjà vu, che so. Frittelli d'Italia, vabbè, ci si diverte. Questo Same Vibes, chi veramente ha fatto di questo prodotto alimentare anche così, si è ispirato.